di essere qui questa splendida chiesa che è convocata che poco fa ma fai senso ma senza il fratello sì. Forse senza me io lo so sempre senza microfono però se è meglio se abbastanza. Allora, dicevo, sono veramente contento di essere qui oggi per ragioni che sono facili da comprendere. Sono contento perché finalmente si corona il sogno dell'amico Alfredo Saccocci, una persona straordinaria, stupenda, è una risorsa per la vostra comunità. Se imparassi qualche volta a rispondere al telefonino sarebbe ancora meglio, però vabbè, lo perdoniamo anche per questo. Ringrazio gli amici con cui abbiamo già condiviso splendido convegno a Incurabili di Napoli, il Bio De Piazza, Michele Pezza, e tutti quattro eravamo sempre la compagnia di giro, era sempre quello. Io ringrazio chiaramente l'amministrazione comunale di Itri e il sindaco, gli assessori e tutti quelli che si sono adoperati per la, e il comitato che si è adoperato per la Sant'Anna, che si è adoperato per la collocazione, per la posizione di questo posto. Io dovrei parlare, come da relazione, della situazione del Regno di Napoli ai tempi di Fratiano. Perché dico ai tempi? Perché la prima parentesi è nel 1799, la seconda, come sappiamo, siamo nel 1806. Però siccome voglio accorciare sensibilmente i tempi, anche per lasciare spazio a Alfredo e alla cerimonia che avverrà successivamente, io mi limito a cogliere uno scudo che mi ha dato dottor Pezza. E oggi è 8 settembre, quindi 8 settembre è il giorno importante nella storia recente dell'Italia, una data che è controversa, è stata sempre controversa, anche negli ultimi tempi qualcuno tenta di rivalutarla, no? Sappiamo che stava l'armistizio 8 settembre 1943 con l'esercito italiano, con il governo italiano che decide attraverso il Badoglio di interrompere l'alleanza con i tedeschi e di passare in una situazione di neutralità che poi si trasformerà in una alleanza con gli anglo-americani. Non sto qui a dire le cose, se era giusto, se è stato sbagliato, sicuramente è una data controversa. Una data controversa che ha portato a ricchi documenti, soprattutto a quelle in centinaia di migliaia di soldati italiani, soprattutto all'estero, che si sono trovati sbandati, uno per tutti, Cefalonia, quello che succede a Cefalonia penso che sia sotto gli occhi di tutti, conosciuto a tutti, che non sanno più che pesci prendere, il giorno dell'incertezza, il giorno della controversia, fermiamoci così, e quindi è questo studio, tenere questa chiacchierata così, il giorno 8 settembre mi ha portato poi indietro nel tempo ai tempi di Fratiano, appunto, perché anche quello sono stati i tempi controversi, tempi che io qui ho scritto di eroi e traditori, dico subito, eroi pochi, pochissimi, traditori tanti, in quel tempo sono stati tanti, e allora cerchiamo di individuarli con nome e cognome questi traditori. Cominciamo con un altro argomento un po' controverso, la posizione della monarchia borbonica sia nel 1799 che nel 1807. I tempi sono sempre gli stessi, Ferdinando IV di Borbone e Maria Carolina. Attenzione da considerare una cosa, Maria Carolina era la sorella di quella Maria Antonietta che qualche tempo prima in Francia era stata decollata, quindi questo già potrebbe cominciare a far capire qualcosa. La domanda che ci si pone più di frequente è questa: hanno fatto bene i sovrani borbonici ad abbandonare il regno e per due volte a rifugiarsi in Sicilia? Anche qui le correnti di pensiero sono variegate. C'è qualcuno che dice che sono stati dei traditori che hanno lasciato il popolo alla mercé degli invasori giacobini e francesi. Qualcuno dice che era una soluzione, era una scelta obbligata, come sappiamo, però perché andava molto di scena, molti di pochi in quel periodo al decollare la ghigliottina, forse hanno salvato la pelle, insomma,
da che botto e botto noi sappiamo che i sovrani sono quelli che vengono immediatamente colpiti, no, dalle invasioni, e quindi probabilmente hanno anche fatto bene a spostarsi in Sicilia, nel senso di continuare a tenere in piedi la legittima bandiera, il legittimo governo borbonico. Io francamente mi pongo nel mezzo tra queste due opinioni. Secondo me hanno fatto bene perché hanno assicurato la continuità della vita della monarchia. Hanno fatto meno bene perché hanno abbandonato il regno, ma non in mano ai francesi, in mano a delle persone, e qui vengo al discorso dei traditori, che traditori sono stati quanti mai usano. Il primo di questi traditori ha un nome altisonante, si chiama Karl Marx von Liebknecht. Da vari film di Fantozzi, no? Questi. Chi era questo? Purtroppo non era una cosa fantasia, è un personaggio realmente accaduto. Questo era un generale austriaco, ne parlava prima, ho sentito Michele Pezza. Era un generale austriaco che era molto quotato, come si dice, per usare l'espressione cara ad Alfredo. Perché? Perché era un grande teorico dell'arte militare. C'era un piccolo problema, non aveva mai combattuto una battaglia sul campo in fila sua. Era teorico, ma non aveva mai combattuto. Quindi la prima volta che ha la possibilità di dimostrare il suo valore, fa quello che sappiamo, sconfigge, va disturbato fino a Roma, Championnet, che era il generale dei francesi, giovane ma abilissimo, capisce che era in inferiorità numerica e si ritira. Però commette l'errore gravissimo anche per un teorico dell'arte militare, è quello di frazionare troppi tronconi l'esercito borbonico, pur essendo il superiore di numero, è costretto poi ad incassare una sonora sconfitta al nord di Roma, quindi c'è quella precipitosa fuga verso il Garigliano, verso il Lirio, il Garigliano, e quindi l'esercito borbonico praticamente si spalma. È lo stesso che a Urma perse. Aspetta, andiamo per grado, Mentre succede questo, mentre l'esercito borbonico si sfalda, Ferdinando IV decide di trasferirsi come navi di destra a Palermo, in Sicilia. E lascia la reggenza del regno ad un altro traditore, o perlomeno un pusillato, un pigliacco se vogliamo chiamarlo, e si chiama nome e cognome Francesco Pigliatelli, il quale Francesco Pigliatelli, all'indomani di una scaramuccia a Capua, dove quel che rimaneva dell'esercito borbonico aveva fermato il genere di Championnet, decide inopinatamente di stipulare un armistizio vergognoso che praticamente di fatto cede il regno di Napoli ai francesi. I Borbone da Palermo destituiscono immediatamente Pigliatelli, che non trova niente di meglio da fare che andarsene a Palermo anche lui, lasciando il capo, a volte ricordano, sempre a Marx, il quale viene incaricato per l'ennesima volta di essere vicario generale del regno. Però Marx che cosa fa? Marx sempre si consegna ai francesi. Sarà messo in prigione, poi rilasciato, ha ragione Alfredo, l'insipienza di Marx si troverà ancora di più nel 1805, quando la celebre battaglia di Ulm, al comando di 80.000, l'armata austriaca di 80.000 soldati, viene circondato da Napoleone e si arrende senza neanche impegnare in battaglia. Quindi stiamo parlando di questi, purtroppo i borbonici della Francia avevano, sceglievano male, sceglievano male i loro collaboratori militari, perché se noi pensiamo a quello che è successo nel 1860, quindi il cerchio. Però non sono gli unici traditori del 1790, c'è stato degli altri. E sono i cosiddetti patrioti napoletani. Chi erano i patrioti? Erano quelli che, sentendo arrivare l'armata di Championnet, quindi alle porte di Napoli, pensarono bene di impadronirsi delle fortezze di Napoli, che sapete Castel Sant'Elmo, che sta in alto, e di sparare contro i lanzari, che erano i veri eroi della situazione, che sono stati gli unici a prendere le armi e da impedire per tre lunghi giorni l'ingresso dei francesi a Lazzari, che venivano mitragliati e bombardati alle spalle dai cosiddetti patrioti napoletani, il cui capo era Carlo Lambert, che era un teanese che poi si è trasferito in Francia, ha rinunciato alla nazionalità regnicola per prendere quella francese. Due parole sui Lazzari, che sono i veri eroi della situazione.
amo parole, riescono a strappare parole di ammirazione allo stesso Champollion, che nelle sue memorie che scrive in maniera ammirabile, sono dei combattenti formidabili. Perché sembrava strano, signori miei, ma i più grandi ammiratori di Fratiano non siamo noi, ma sono i francesi, che per quanto li abbia combattuto, Fratiano in Francia considera un eroe nazionale. Noi continuiamo ancora questa storia del brigante, del malfattore, del rubacapo. E vabbè, ci dovremmo, dai, un profeta in padre, diceva qualcuno, quindi ci dovremmo abituare anche a questo. I patrioti combattono per 13 giorni, alla fine decadono di 10.000, e quando Champollion fa il suo ingresso a Napoli, trova alle vie ai margini delle strade le cataste di questi cadaveri, di questi eroi che avevano cercato fino alla fine di combattere a Porta Capuana, a Ponte della Maddalena, per cercare di impedire una cosa che non poteva essere. Poi sappiamo le cose come vanno a finire rapidamente, c'è l'armata salvatista dell'armata reale cristiana, il cardinale Ruffo, che dalla Calabria risale lo stivale, i francesi intanto alla Chitichella cominciano ad andare via, i repubblicani napoletani sono lasciati in braghe di tela perché senza l'appoggio dei francesi non avevano possibilità di resistere. La stessa Repubblica Napoletana, di cui tanto si cantano le lodi anche in questo anno, no? 1799-2019, non è stata mai ufficialmente riconosciuta dal direttorio francese. Anzi, il direttorio francese li chiama in patria Champollion e lo mette agli arresti proprio perché aveva osato attribuire ai patrioti napoletani la possibilità di essere un ente quasi a sé stante. Però questo pochi libri di testo. Ed è che non lo seguiva neanche. Comunque Ruffo parte alla Calabria, sparando i tentativi di resistenza, il 13 di giugno arriva a Napoli, c'è una battaglia molto violenta al Ponte della Maddalena, dopo il generale Virz, che era stato un altro dei traditori passati dall'esercito borbonico all'armata repubblicana. Il giorno di Sant'Antonio, il 13 di giugno, Napoli di fatto viene riconquistata. E qui c'è quella famosa storiella, caro amico, che tu sai benissimo, dice: siccome è il giorno di Sant'Antonio, aveva favorito il rientro dei Borboni a Napoli, invece veniva degradato, indalzato al sotto grado Sant'Antonio, un po' degradato San Gennaro, che quando era arrivato Champollion aveva usato fare il miracolo, anche se poi pare che non sia vero, sono delle storielle che poi alla fine coloriscono un po' il contesto. E quindi c'è poi la restaurazione napoletana, sono quelle 99 vittime che vengono mandate al capestro. Ruffo non voleva, prevale più che altro l'orientamento di Nelson e della regina Maria Carolina, sono quelle 99 uomini che sono scritti nella colonna che voi trovate a Obelisco e voi trovate a Piazza dei Marti, tra cui due donne che conosciamo benissimo, Eleonora Fontella Fonseca, che aveva diretto il monitore da Napoletano, difesa della Repubblica, e poi Luisa Sanfelice, che la cui storia mi vedrebbe un po' meglio a parte, perché con l'ideologia e con la pulia c'entra come il cavolo, e a Merenti aveva dato un po' di disinvolta perché accordava le sue grazie a destra e a manca, alla fine gli avanti sono incrociati e non si è capito bene la situazione, rivelazione e quant'altro. Io sto cercando di sdrammatizzare la situazione perché poi alla fine viene mandata al patibolo anche a me. E questo per concludere il 1790. Ma anche nel 1806, successivamente, quando Napoleone decide di ritornare, perché Napoleone ormai aveva un progetto ben preciso, che era quello di conquistare l'intera Europa e di mettere a capo degli stati che lui veniva in suo possesso i suoi congiunti, andando in mezzo al fratello Giuseppe Bonaparte. Quando Giuseppe Bonaparte poi va a fare il re di Spagna, a chi pensa? A Giuliano, a Gioacchino Murà. Io ho visto qui da altre cose, c'è anche un ristorante, no? Sì, c'è stato il Giovanna Murà, l'avevo visto solo sotto era il come ti devo dire, ho visto anche vedendo la penitenzia per trovare sempre questa cosa qua, mi sono girato tutto io, non sapevo dove andare, ho visto un tipo cosa accoccia, quindi è roba tua, non è roba tua, di qualche tua. Nel 1806 anche lì c'è un bel patibolo di traditori.
Innanzitutto c'è il generale russo Lascini. Questo signore si era impegnato solennemente nei confronti del re Ferdinando IV, dicendo: maestà, non abbia paura, perché io non deporrò la mia sciabola fin quando l'avrò tagliato la testa all'infame corso. Se non che quando Napoleone fa sul serio, e quindi attraverso il generale Massena, un esercito, inizia a invadere il regno di Napoli, questo generale, perché purtroppo un governo russo, se ne va dopo un tentativo di accordo a Teano, decide di uccidere il disimpegno russo, così come c'è il disimpegno degli inglesi e così come c'è il disimpegno, ahimè, purtroppo forzato degli austriaci, che sono costretti a stipulare nel 1806 la pace di Strasburgo con Napoleone. Di fatto l'esercito napoletano si trova ancora una volta solo ad affrontare questa tempesta, ad affrontare l'esercito napoleonico, che dimentichiamo è il più potente del mondo. Anche lì l'esercito comandava da madre, brilla per l'inventiva, pensano bene di lasciare tutta la parte di Napoli alla mercé di Massena, i sovrani borboni sono costretti a scappare, a fuggire un'altra volta a Palermo, lui si ritira con quel che è rimaniato l'esercito borbonico a Campo Chinese nel tentativo di bloccare Massena, ma di fatto non c'è mai un vero e proprio scontro militare. E quindi sappiamo benissimo che nel 1806 si insedia, il febbraio del 1806 si insedia Napoleone fa la parte, Giuseppe Napoleone, poi l'anno dopo viene sostituito a Murat, inizia per il nostro territorio, perché noi facciamo parte del regno di Napoli, lo rivendichiamo con orgoglio, il cosiddetto decennio francese. Il decennio francese sappiamo poi le disavventure, i tentativi di Murat restare insediato sul trono, non riuscirà, poi c'è la restaurazione, i Borboni tornano sul trono di Napoli, il trono che manterranno fino al 1860, quando in seguito all'altro attacco proditorio e in seguito a una serie di errori marchiati, compresa la scelta dei collaboratori militari, poi sappiamo cosa è successo, per cui è venuta poi lo Stato d'Italia, quindi con la conclusione l'avvento dei Sabato. Ora abbiamo elencato tutta una serie di persone che se non sono stati traditori, sono stati confermati, codardi o padri. Ebbene, vedete voi, gli eroi sempre sono pochi, lo sono detto pochissimo, e gli eroi che sono stati? I primi eroi sono stati l'Asia, tanto di cui abbiamo figure sinteticamente accennate alle gesta. Ma il vero eroe, con la Emerus, e non lo dico perché oggi sono qui a Nitri per essere compiacente, perché chi mi conosce sa che io sono qui a dire le stesse cose sia quando l'ambiente è favorevole, soprattutto quando l'ambiente è povero. Si chiama, signori, che pensa Alex Fabiano. Ha ragione il dottore quando perde tempo, perché non è una perdita di tempo, a spiegare ai suoi pazienti che vengono a trovare, quando a trovarlo. Guardate che lei è un gigante, è stato un tagliacolpi, è stato un pagamento, ma è stato un eroe. Nel 1806 è stato l'unico dei vecchi Campassa a prendere il ruolo di armi e a cercare di difendere il suo re. È vero, avrà avuto un periodo giovanile discutibile, avrà fatto qualche errore sicuramente, però ha pagato, ha espiato e ha dato prova di fulgido quando era molto più facile passare dall'altra parte. Quando Massena gli propose di entrare a far parte dell'armata repubblicana, conservata, grande, appannaggio e religioso, era più facile dire sì o sì, vengo da un'altra parte, invece no, ha subito e andato al patino, perché, come si diceva qualche tempo dopo, come si dirà qualche tempo dopo nel 1860, io non so di non pronunciarlo correttamente, e a mio mi perdonerà,
uno Dio, uno Re. Lui aveva giurato fedeltà, lui si è arrivato a guardare un buon conto. Però c'è una circostanza, caro dottore, che fa essere indulgente, o quasi, con chi viene dal tuo studio, o quelli come quelli che vengono dal tuo studio, e continua a chiamare briganti fratelli. Guardate che oggi l'accezione brigante è diventata positiva. È diventata un'accezione positiva, un termine positivo. Un termine positivo. Avete mai visto quanti girano con le magliette? Io sono un brigante. Perché la cosa? C'è stata una rivoluzione come un brigante? No, c'è stata una presa di coscienza. Perché chi sono i briganti per antonomanza? Sono quelli che nel 1860, quando il regno delle due Sicilie si dissolve, quando la monarchia borbonica si rifugia prima a Caino e poi in esilio a Roma, sono gli unici che difendono il loro territorio, difendono la dignità di una nazione, difendono gli usi, difendono i costumi, difendono la religione. E da che l'accezione era negativa? Oggi è diventata segno di identità, segno di riscatto. Quindi, caro dottore, perderemo un po' più di tempo a spiegare a scambio della consulenza medica, però io credo che ne valga la pena di dire: se brigante deve essere inteso come una persona che ha ben saldi valori della religione, della patria, della famiglia, della terra, allora ben venga che sia brigante. Se poi per brigante invece dobbiamo considerare un'accezione negativa, allora dobbiamo mettere. Non è la prima volta che vengo ad Itria a tenere conferenze, presentazioni di libri, grazie soprattutto alla mia conferenza. Per oggi mi dovete vedere, oggi sono veramente emozionato. Perché parlare di un personaggio così importante, Alfredo ha dato all'estate un libro in cui parla di Fratiano della filmografia, della cinematografia, che credo sarà presentato qui a breve. Non lo sapevo come. Vabbè, quindi a brevissimo. E questo mi dà la dimostrazione tangibile di quanto sia stato importante la prima di Fratiano. Una cosa di cui noi neanche riusciamo a renderci conto. Per cui, signori miei, voi dovete essere orgogliosi di essere concittadini di Fratiano, di essere orgogliosi di essere concittadini, dovete essere orgogliosi di essere concittadini di un patriota, questo sì, da vero senso della parola, di un mito così forte, così eroico. Ma chi è il giorno d'oggi? Vogliamo fare un riferimento politico, sì, è meglio che lo facciamo, però quanti parlamentari passano da una parte all'altra e poi fare anche l'inverso? Franchiello è rimasto sempre dalla stessa parte e lì in gioco c'era una posta molto più importante di un appannaggio parlamentare, c'era la vita, e lui non ha esitato a donare la sua vita per la causa legittima, per la causa della legittimità, pur sapendo di che avrebbe perso, pur sapendo di essere sceso in campo e di combattere una guerra già persa in battaglia, soprattutto 306, eppure l'ha fatto, perché è il suo dovere fare. Ebbene, signori miei, concludo, io credo che di fronte ad un uomo così adamantino, uno spessore così adamantino, così forte, così onesto nei suoi ideali, non possiamo altro fare altro che alzarci e inchinarci assolutamente al suo cospetto, magari proprio davanti al busto di cui a breve andremo a inaugurare. Vi ringrazio per la contenzione.